Lei è commissario dell'istituto. Commissario straordinario. Dell'istituto statale per sordi di Roma, Ministero dell'Istruzione. Da quanto tempo lei è commissario? Tanti anni, dal 2007. Nessuno ci ha voluto mettere mano contraddicendo la legge, peraltro che invece li obbligava a fare questo. Quest'anno, per esempio, credo che abbiamo pagato solo 3 mensilità. Siamo a settembre. Lo so. E difatti abbiamo anche difficoltà. Quanti dipendenti ha questo istituto? Sì, in teoria siamo sui 16, in teoria, adesso che dico perché... Fanno pure altre cose. Sì, devono per sopravvivere, se no non mangiano. Professore, lei non è vaccinato o è vaccinato? Io non sono vaccinato. Ma perché? Non sono d'accordo sui vaccini, credo che siano nocivi, ma alla grande. Io ho insegnato anche la bellezza di 27 anni a medicina, me ne intendo abbastanza, avevo 3 insegnamenti. Io sono laureato in sociologia, però ho insegnato 35 anni a Padova a medicina. Ma perché sono nocivi, ci fanno male? Sì, fanno male, difatti, guardi cosa è successo in Israele, muoiono a bizzeffe, in Inghilterra muoiono a bizzeffe, e adesso anche in Italia ormai già i morti dal vaccino sono piuttosto importanti. Il problema è questo. Perché noi italiani non siamo scemi, però ogni tanto cadiamo in alcune trappole e in particolare siamo condizionati agli Stati Uniti. Nel 1914 una certa Lorenzin è andata in America, oggi è anche ministra, e accettata... Quando è andata nel 1914? Quindi quest'anno, nel 14. 14... dell'anno corrente. Lorenzin è l'ex ministro della salute. Ma adesso è ministro ancora, no? E ha accettato che l'Italia. Non è più ministra? Bene. E ha accettato che l'Italia fosse, no, il luogo per la sperimentazione di tutte queste cose. Il governo che impone il Green Pass? Io sono per il no Green Pass, quindi penso che questa misura va abolita. Questo governo da dove viene fuori? Chi lo ha eletto? Chi è questo Draghi? Quando era in Europa ci ha fatto sempre fuori, ha maltrattato il suo paese. Questa gente non rispetta, come si può dire, la situazione nazionale degli italiani e fa quello che vuole. No, non va bene. Senta, le mascherine però... Le mascherine però... sono un problema. Perché? Hanno fatto un report dove, una pagina, dove 3 righe dicono comunque la mascherina va tenuta, però dicono che queste mascherine sono piene di metalli pesanti, cose dell'altro mondo. Sono mascherine? Sì. Ma chi lo dice? Io non ho capito. Lo dice una università che è stata deputata dall'Unione Europea a seguire questo problema. Cosa è molto, non me la ricordo. Queste mascherine stanno ammazzando la gente, tu volevo dire? No, ammazzando la gente, stanno creando dei grossi problemi. Addirittura ci sono delle famiglie che fanno tenere la mascherina ai bambini, ai propri figli, anche quando dormono. E dove va a finire la capacità respiratoria di questi bambini? Professor, ma lei è laureato in sociologia, che capisce di vaccini? Niente. Vi ho detto, ho insegnato 35 anni a medicina e avevo 3 insegnamenti. Ma che insegnavo a medicina? Avevo 3 insegnamenti molto importanti. Quando è iniziato, lei che sa, questa situazione in Italia? Nel febbraio del 2020. E quando è iniziato il discorso invece... di questa cosa qui, Quale cosa? Dei vaccini. Quando è iniziato? Cominciare a sperimentarli e poi dopo. Dove sono sperimentali? No, non sono più sperimentati del mondo. Ma lei sa che stanno a milioni di persone? Assolutamente no. E quindi secondo lei questi vaccini stanno facendo morti oggi in Italia? Vada sui social oggi e vedrà quanti morti ci sono da vaccini. Insomma, lei fa il professore, io vado sui social. Il Covid esiste o no? Ma dobbiamo mettere in discussione l'esistenza del Covid. Ma il Covid quanti morti fa? Se lei vede in televisione al giorno? 10? 15? Professore, sono morti 130.000 italiani di Covid. Ma questo
vabbè, questo sarebbe da valutare. Anche quelli che ci trasmettono in televisione, non c'è mai scritto, c'è solo scritto la morte, ma non c'è scritto perché sono morti, dove sono morti, eccetera. Io sono in Veneto, un certo Zaia, si ricorda di questa, sa cosa ha fatto? Per non far capire quello che stava succedendo, ha cremato i primi che erano in corso in questa problematica, li ha cremati.